Prosegue la nostra inchiesta sulla pista kosovara bosniaca dell'ISIS. Dopo aver sentito il segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria, Donato Capece, lanciare l'allarme sul rischio di jihad presso il carcere di Cremona e dopo aver intervistato il sindaco di Motta Baluffi, Giovanni Del Miglio, sull'inquietante passato del locale centro culturale islamico che vide transitare anche grossi nomi legati all'ISIS, resta da capire perché la pista kosovara sia tanto importante in termini di terrorismo e cosa la leghi a Motta Baluffi. La risposta è ad un tempo semplice e complessa, ma soprattutto è più ancora sconosciuta. Proprio in Bosnia, soltanto 8 mesi fa, è stata identificata la prima cellula dell'ISIS in Europa. Si trova nei terreni isolati vicino al villaggio di Osve. Qui alcuni terreni sono stati acquistati da un gruppo di jihadisti. Di questo gruppo facevano parte Jasin Ritvic e Osman Kekic, due combattenti oggi intercettati in Siria, e Izzet Acic, leader musulmano recentemente arrestato dalle forze di sicurezza bosniache. Secondo i servizi segreti, qui sarebbe stata realizzata una base per l'addestramento. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un avamposto operativo dell'ISIS in Europa, ciò che le recenti notizie dopo gli attentati di Bruxelles tenderebbero a confermare. Non a caso qui gli inviati del quotidiano britannico Daily Mirror, recatisi sul posto, hanno visto sventolare il vessillo con l'emblema dell'ISIS su diversi portoni e sui muri di numerose case. Da qui e dai boschi circostanti provengono periodicamente e con grande frequenza colpi di arma da fuoco. La posizione di questa base in Bosnia è assolutamente strategica. Si trova su di una collina assolutamente inaccessibile a 96 km da Sarajevo e non localizzata dalle mappe GPS. Inoltre è vicino al Mediterraneo, il che consente ai terroristi di poter raggiungere in fretta, quando necessario, Siria e Iraq oppure anche le coste dell'Africa settentrionale via Grecia o Turchia. Non solo, secondo il fascicolo Tellur of the Syrian War, The Foreign Fighters, un recente rapporto sullo jihadismo, almeno 200 bosniaci si sarebbero recati in Siria tra il 2013 e il 2014 e una cinquantina di loro avrebbero fatto rientro in patria. Sono considerati questi gli elementi più pericolosi per tutta l'Europa.